E buongiorno a tutti e bentornati a questa sesta e penultima lezione del corso intitolato Pillole di R. Questa lezione è dedicata ai dati spaziali e alle mappe in R. R può essere usato per produrre mappe, come avrete visto magari guardando anche dei libri di statistica spaziale, ok. Non è un GIS vero e proprio, nel senso non è un sistema di informativo territoriale nel quale uno può fare editing di mappe, come può fare con QGIS o con ArcGIS, in cui per esempio mi carico la foto aerea e poi con il mouse mi faccio la carta d'uso del suolo, però va molto bene per rappresentare tematismi spaziali. E sostanzialmente io sono Jacopo Cerri, sono borsista di ricerca presso l'Università di Torino. Se avete dubbi, insulti, anche sulle lezioni passate, perché alcuni di voi mi stanno scrivendo per chiedermi cose effettivamente di lezioni che ho fatto, mandato una mail a questo indirizzo. E allora, i dati spaziali sono intanto di... ho scritto tre tipi, in realtà i dati spaziali sono di due tipi, tre tipi sono quelli vettoriali. I dati spaziali solitamente vengono usati per mappe tematiche, quindi rappresentare l'evoluzione di un tematismo nello spazio, per esempio l'incidenza di una malattia per unità amministrativa oppure l'incidenza di una malattia in modo più o meno continuo nello spazio. E vengono gestiti attraverso due tipi di file completamente differenti, che sono i file raster e i file vettoriali. Sostanzialmente, noi oggi ci concentreremo sui vettoriali, però vale la pena introdurre brevemente questi tipi di file perché non tutti sanno la differenza. Allora, i file vettoriali sono semplicemente quelli in cui ci sono degli elementi discreti caratterizzati da delle geometrie che hanno degli attributi, quindi delle linee e dei punti. All'interno di questa geometria, diciamo che c'è un valore omogeneo di qualcosa, mentre i raster sono suddivisi in pixel. La differenza classica è quella che voi fate, per esempio, con il computer quando trattate le immagini. Se vi scaricate i JPEG, i PNG e tutto, quelle immagini lì sono immagini di tipo raster, cioè hanno dei pixel. In poche parole vuol dire che se voi continuate a zoomare a un certo punto si sgranano, come vedete qui nella foto a sinistra. Mentre invece le immagini vettoriali sono quelle che qualcuno di voi, non so se ha lavorato con il CAD è un formato vettoriale, oppure con software tipo Inkscape o CorelDRAW, gestiscono tutto in modo discreto. Hanno due scopi completamente diversi, cioè lo scopo del vettoriale lo vedete a sinistra, va molto bene per trattare dati discreti e per produrre mappe pulite. Per esempio qua vedete l'incidenza di qualcosa, non so che sia, comunque l'incidenza di qualche caratteristica nei vari stati dell'America del Nord, degli Stati Uniti, e vedete che produce una mappa molto pulita. Ha il vantaggio poi che nel file vettoriale c'è un valore tabulare con cui si potrà giocare. Invece file raster, li vedete qui, questo penso sia Occhi Croce l'Antartide, se... ho paura di una bischerata, ma credo sia l'Antartide. E questa è un'evoluzione di un tematismo più o meno continuo nello spazio, penso sia il modello digitale altimetrico del terreno, e quindi vanno bene per rappresentare processi continui nello spazio. Vedremo poi che c'è una tipologia di dati vettoriali che sono le griglie, quelle che vengono chiamate lattice, che sfumano un po' i confini delle due categorie. A cosa servono gli shapefile? Allora, lo shapefile è il file di base dei file vettoriali che vengono usati per i dati spaziali. Quanti file ha? Allora, contiene 5 file che sono lo shapefile, il DBF, il PRG, l'SHX e il QPJ, che devono stare tutti nella solita cartella. Cioè, non me li andate a salvare in cartelle diverse, questo mai, non soltanto per R, anche per i GIS. Perché praticamente lui li deve avere nella solita cartella per leggerli insieme, se no non li ritrova. Il formato shape credo sia quello che gestisce l'elemento geometrico, mentre per esempio il file DBF è quello che gestisce l'informazione tabellare. Volendo si può anche aprire a volte separatamente, se dovete modificare la tabella di uno shapefile, non importa che ve l'apriate con QGIS, si può aprire per esempio con LibreOffice come foglio di calcolo, oppure con R, c'è un pacchetto apposta dove lo può vedere, si chiama foreign. I file devono stare, come ho detto, tutti nella solita cartella, quindi non li spostate per nessun motivo. Ci sono tre tipi di dati. Allora, noi faremo un esempio con tre dataset diversi. I primi sono punti con coordinate. Allora, i punti con le coordinate in realtà molto spesso non vengono salvati come shape, ma vengono salvati anche come file tabulare, tipo un CSV, tanto semplicemente c'è soltanto due colonne che indicano la longitudine e la latitudine.
E poi dopo si possono vedere in vari modi, possono essere, noi faremo un esempio, il dataset, quello dei gatti grassi, non so se ve ne avevo già parlato, quello che c'era il peso dei gatti maschi e c'era la relazione tra peso cardiaco e peso corporeo. Ho creato un dataset elaborato da quello in cui praticamente il peso corporeo dei gatti maschi segue un gradiente sud-nord. Poi ci sono invece dati areali, tipo poligoni. I dati reali sono quelli in cui ci sono poligoni discreti, come possono essere regioni, unità amministrative o paesi, e in cui il valore della variabile di interesse è omogeneo per tutto il valore del poligono. Noi faremo l'esempio dei coccodrilli, il dataset è quello degli attacchi dei coccodrilli nel sud-est asiatico e in Australia. E poi ci sono le griglie vettoriali, sono quelle che se qualcuno di voi fa ecologia vegetale oppure la distribuzione delle specie invasive sono piuttosto comuni, lo spazio viene diviso in una griglia e all'interno delle celle della griglia c'è un certo valore. Questo è quello che sfuma un po' i confini tra raster e vettoriale, almeno all'apparenza, perché poi funzionano in modo diverso. Andiamo un po' a vedere nel dettaglio. Allora, questo è il nostro amicone, RStudio. Puliamo il dataset perché non vi voglio spoilerare nulla, andiamo in cima. Allora, intanto c'è da caricare. Zoomiamo un pochino, c'è da caricare dei pacchetti. Io vi consiglio di caricare ggplot e plyr come nelle scorse puntate. Il problema dei dati spaziali è che vi dico subito c'è un casino di librerie diverse per gestirli che richiedono dei pacchetti particolari. Se avete Windows non è un problema perché lui vi installa le librerie in automatico. Se avete Ubuntu fatevi il segno della croce perché vanno installate a mano e ci vuole un sacco di tempo. Comunque, io vi consiglio di installare questo pacchetto che è foreign, scritto tipo straniero, che vuol dire serve a importare vari formati, tra cui il DBF, che è il file tabulare degli shapefile, e poi altri pacchetti che sono RGDAL, che è quello per fare la lettura e l'editing dei dati spaziali. È un pacchetto un po' vecchio, io però continuo a utilizzarlo. E poi ci sono pacchetti tipo raster, che anche quello fa diverse operazioni. E ora negli ultimi tempi vanno di moda anche pacchetti tipo MapTools, SPDEP, SF, USP che consentono la rappresentazione facile e immediata dei dati spaziali. A me non piacciono perché si fa un casino della Madonna e non si riesce a capire che sta facendo il computer, però a volte sono utili, se uno ha poco tempo possono essere utili. Io generalmente le mappe le faccio con ggplot. E poi c'è un pacchetto particolare che è questo. Allora, R consente di aprirsi le mappe da Google Maps con un servizio QMS. Sui GIS ci sono quei servizi in cui sostanzialmente non dovete caricarvi la mappa in formato fisico, cioè quindi voi non dovete avere veramente il file della mappa, ma per esempio scaricate la mappa per la zona che a voi vi interessa tirando giù l'informazione da un server, quindi dovete essere collegati a internet. L'esempio più facile, se avete uno smartphone, quando aprite Google Maps, quello è un esempio di VFS se sono vettoriali e QMS se è raster, cioè lui si collega a questo servizio fornito da Google, vi tira giù la mappa e finché siete collegati a internet va tutto benissimo. R ha questo pacchetto che si chiama GGMap che vi consente di scaricare le immagini da un monte di repository, consente di scaricarle da Google, consente di scaricarle da Stamen. Stamen è praticamente un provider di mappe molto artistiche, molto belline, che se volete fare quelle mappe inutili tipo la Terra di Mezzo va benissimo. Una volta si collegava anche a OpenStreetMap, il problema è che OpenStreetMap non ha i soldi di Google, per cui non riusciva a gestire un server dove tutti poi si collegavano tramite R per scaricare le mappe. Anche perché R non viene usato soltanto dai ricercatori, ma viene usato da migliaia di compagnie in tutto il mondo, anche per fare i siti, a volte internet, le mappe interattive, per cui OSM credo abbia chiuso battenti. Noi vedremo un pochino come si scaricano le mappe da Google. Allora, il problema delle mappe da Google è che voi vi dovete registrare su Google, cioè voi dovete fare una prova gratuita su Google, cioè dovete associare una carta di credito al vostro account Google. C'è un trucco, praticamente li potete dare il massimo dell'imponibile pari a 0 euro, quindi avete un traffico limitato di dati da Google che per l'utenza del ricercatore medio va assolutamente bene, invece poi se vi scaricate mappe aggiornata tutto l'anno, insomma, è una cosa un po' diversa. Comunque c'è questa soglia di traffico, dovete registrarvi, lui vi dà questa qui che è la chiave di accesso API a Google, le API, non ho mai capito come si leggono, API. Comunque voi dovete, quando ve la siete registrata, se andate qui, questa è la pagina GitHub dello sviluppatore del pacchetto dove vi spiega come fare, dove anche come settare il limite della carta di credito per non farvi spillare soldi da Google.
Cioè, non è che è sbagliato, perché cioè, se lo fa Gucci o Cavalli che fa il sito basato su Google Maps, giustamente Google ha un consumo di dati diverso e lo fa pagare. Comunque, voi caricateci Gmap e registrate Google. Allora, cominciamo dai dati puntuali. Questo è il dataset, come vedete, è in CSV, non è uno shapefile. Ci sono praticamente la longitudine e la latitudine dei gatti in formato VGS 84. Che è il formato, ora non vi sto a dire sistemi di riferimento, studiateveli. C'è un sito, io ve lo consiglio, che è questo è il sito epsg.io, che è quello dell'European Petroleum Survey Group, che è quello che ha sviluppato tutta la tassonomia dei sistemi di riferimento. I sistemi di riferimento hanno praticamente un datum, che è praticamente il modello geometrico della superficie terrestre, e poi possono avere un sistema di coordinate così come possono non averlo. Quando usate Google Maps oppure un GPS, lui normalmente c'ha il VGS 84, che è quello che è valido per tutto il mondo, e mentre invece a volte quando utilizzate altri sistemi di riferimento, tipo quando accedete per esempio a Google Maps da QGIS, che ci sono sistemi proiettati che generano anche coordinate metriche per calcolare le distanze. Comunque, questo è il VGS 84. Vedete che se voi flottate l'on e lat qua, selezionate questo, lui vi fa il comunissimo scatterplot, perché effettivamente è rappresentabile con uno scatterplot delle coordinate, e questi sono i nostri gatti coinvolti nello studio. Potete vedere, ovviamente, siccome io i dati li ho generati un po', io generalmente utilizzo dataset reali, però non c'era un dataset chiaro, qua c'ho un po' giocato, ve l'ho un po' preparato. Vedete che il peso corporeo dei gatti aumenta con la latitudine, e siccome il peso cardiaco era correlato al peso corporeo, aumenta anche lui con la latitudine. Se vi ricordate da quello che vi ho detto nella lezione 3, questo è un caso di confounding. Infatti, se uno dovesse fare un modello, dovrebbe includere la latitudine in qualche modo, che ora non sto a spiegarvi. Però, se modella la relazione tra peso corporeo e peso cardiaco dei gatti, siccome i dati in questo caso non sono indipendenti ma hanno una correlazione spaziale, è necessario includere la latitudine nel modello. Vi dico subito che sto pensando di fare altre 4-5 lezioni del corso, magari tra un mesetto o due, in cui parlerò anche di queste cose. Comunque, ggmap si fa così, cioè c'è una funzione che si chiama getMap, che praticamente voi gli dite la località, in questo caso è Torino, gli dite la fonte che è Google e poi il tipo di mappa, e lui se la scarica e se la raffigura. Potete giocare un pochino anche con lo zoom e vedete che qua c'è la foto aerea praticamente con tutte le etichette. Potete giocare con tanti tipi di mappe. Lui, allora, ggmap esattamente come ggplot, è basato sull'architettura dei ggplot, infatti se vedete si assomigliano. ggplot ha una funzione al suo interno che è qfloat, che è quella rapida per fare float. A me non piace, però anche ggmap ha queste funzioni integrate per fare le mappe in fretta, e volendo vedete che effettivamente lui riesce a farvi anche a rappresentarvi le mappe diciamo, mappe, i punti per esempio su mappe in bianco e nero. Potete poi renderle più scure o più chiare. Potete giocare un pochino con i toner, a volte vengono belline, a me non piacciono, perché poi il problema è che quando uno deve fare una mappa un po' più complessa ci diventa scemo, però boh, nel senso è un approccio. ggmap lo potete integrare tranquillamente con ggplot, posto che le vostre coordinate siano il VGS 84. La maggior parte di questi software integrati vuole sempre il VGS 84, perché è quello utilizzato dal sistema GPS, e praticamente lo potete integrare benissimo e vedete un po' come funziona. Lui vi apre la mappa di Torino, per esempio la foto aerea, poi gli ho dato GeoPoint, che se ricordate la lezione su ggplot è quella per fare i punti, gli ho detto di colorarmelo con il peso corporeo, e poi gli ho dato una palette che è spectral, che va da blu con i valori bassi a rossi i valori alti. Vedete, c'è chiaramente un gradiente sud-nord, cioè i gatti tendono a essere più pesanti nella Torino Nord, o almeno i gatti che noi abbiamo misurato. Volendo potete trasformare queste mappe, potete utilizzare la mappa classica di Google, quella che non c'è la foto aerea ma che c'è semplicemente la rappresentazione della città, e questo va bene, insomma. Poi potete esportarla. Se dovete fare una tesi di laurea viene molto carino, oppure anche un articolo semplice, una presentazione. Cioè qua l'evoluzione del tematismo è abbastanza chiara.
insomma, è abbastanza chiara, insomma. E niente, allora, in realtà c'è una R consente di fare una cosa anche al volo, ovvero trasformare sistemi di coordinate. Se fate tutto all'interno di Google Maps, no, non vi serve, però a volte magari li volete trasformare perché li dovete passare a un collega che se li trasforma magari in Monte Mario oppure nel D50 perché ci deve fare un lavoro, so assai. Una volta c'era Traspunto. Traspunto è un software che andavano trasformati punti, se non mi ricordo male, a uno. Da allora, per fortuna, ci sono altri sistemi. R ha dei pacchetti come ce l'ha QGIS, però secondo me è più facile farlo su R. In particolare credo che sia il pacchetto Raster, che consente di trasformare da un sistema di coordinate a un altro. Voi potete per esempio specificarli con CRS, che credo sia Common Reference System, quindi il sistema di riferimento comune a tutti i punti. Li date un sistema con gli date prima le coordinate al file, cioè lui deve riconoscere qual è la longitudine e qual è la latitudine. Poi gli date un sistema di riferimento nuovo, gli date il sistema di riferimento attuale con la funzione ProJ for String, nel nostro caso è il VGS84, anzi prima gli date quella che ha lui, poi gli date quella nuova, e poi dopo gli dite SP transform, cioè trasformami le coordinate da quelle che ho adesso a quelle nuove. E ho fatto una cazzata perché dovrebbe essere, lui me l'ha trasformate e vedete che per esempio è possibile, ve lo fo con la funzione classica, non me l'ha trasformate per qualche motivo, comunque, se, probabilmente è perché gli ho dato, ho sbagliato a dargli sistemi di riferimento, comunque la funzione è quella, se gliela sostituite con un sistema o con un altro, lui è in grado di trasformarvelo, alla fine potete comparare plot. Mi sbrigo perché ho poco tempo. Allora, carichiamo i dati reali invece, il dataset dei coccodrilli. Vi ricordate, noi avevamo questo dataset che erano 1600 attacchi di coccodrillo marino agli esseri umani, questi coccodrilli abnormi che vivono nell'oceano Indiano Pacifico, che arrivano a essere lunghi anche 6 o 7 metri e che attaccano le persone. Noi avevamo fatto in passato avevamo visto effettivamente come erano distribuiti tra i paesi gli attacci. Creiamo un dataset che si chiama Attacks e noi potevamo vedere, vedevamo che c'erano paesi tipo l'Indonesia o la Malesia dove c'erano tantissimi attacchi, mentre paesi tipo Palau o l'Australia oppure anche il Bangladesh avevano pochi attacchi. Adesso noi carichiamo un dataset che io ho preparato e che poi vi fornirò, dove ci sono tutti gli shapefile sostanzialmente di questi paesi. E vedete un pochino come caricarlo. Si carica con la funzione SHP che è read OGR, e poi dopo potete plottarlo e lui ve lo può fare così. Vedete, lo shapefile è questo, si va dall'India più o meno fino all'Australia. Questo è brutto come la fame nel mondo. Adesso dopo vi farò vedere come si riesce a farlo un pochino meglio. Allora, lavorare con i dati reali è fastidiosissimo perché dovete imparare a armonizzare. Magari voi avete il dataset da una parte e lo shapefile da un'altra. Se siete furbi, vi fate uno shapefile con i dati già dentro. Però a volte succede molto spesso di avere questi dati diversi. Per esempio, io che lavoro spesso con i dati Istat, l'Istat non mi fa scaricare gli shapefile, mi dà soltanto i fogli Excel e poi dopo mi scarico con fini amministrativi e devo associare i dati. Allora, qua ci sono un po' di operazioni. L'idea di base è che intanto dovete, i paesi per esempio possono avere nomi diversi. Io vi consiglio di dare intanto i paesi chiamati tutti nel solito modo, tra i due dataset. Controllate con questa funzione che effettivamente non ci siano paesi, cioè non ci siano paesi in un dataset che non tornano come denominazione nell'altro. Quando avete armonizzato i nomi dei paesi dei due dataset, potete unirli. Per esempio, tipo, allora è complicato perché dovete fare prima ggplot non gestisce le shapefile, cioè voi dovete usare la funzione fortify che praticamente lui vi spezza lo shapefile in una lista lunghissima di punti con associati i propri valori e ve lo trasforma. Dovete prima trasformarlo, non dovete prima unire due dataset e poi darli fortify perché se no lui vi perde tutta l'informazione. E dopo dovete usare con la funzione merge, unire,
Sostanzialmente unite prima il file che voi avete trasformato con l'informazione dello shapefile che c'era all'inizio e poi dopo associate il vostro dataset degli attacchi. Comunque alla fine vedete che noi abbiamo un data frame lunghissimo che si chiama DAT, che sono 3814 osservazioni di 18 variabili, sono punti praticamente con i loro valori di coordinate. E alla fine c'è anche gli attacchi. ggplot potete tranquillamente darli con questo comando, dovete dargli, è un po' diverso, date prima ggplot dat, poi gli dite qual è la x e la y e dove deve riempire, cioè lui deve riempire poligoni con il valore degli attacchi. Poi dopo create già un polygon che è la geometria del poligono e già un path che è praticamente quella che dovrebbe unirvi i vari punti per i quali voi avete le informazioni. Comunque con ggplot alla fine riuscite a plottarvi date reali, per esempio questo è il numero di attacchi dal 2000 al 2020 di coccodrillo nei paesi. Ci sono paesi, vedete soprattutto l'Indonesia, Timor Est, che hanno abbastanza attacchi, mentre l'Australia sorprendentemente non ne ha così tanti. E Ganzo, io vi consiglio, allora ci sono dei pacchetti che in realtà consentono di farlo in modo automatizzato. Io in realtà vi consiglio di farlo con ggplot perché con ggplot poi diventa facile fare tutto il resto. Per esempio, se io voglio, non voglio avere gli attacchi totali, ma voglio avere l'incidenza, con ggplot lo faccio in un secondo, mi crea una variabile che è il numero di attacchi diviso per la popolazione moltiplicato per 1000, quindi il numero di attacchi per 1000 abitanti. E vedete che con l'incidenza ottengo in pochissimo tempo una mappa completamente diversa in cui vedo che in realtà l'hotspot è Timor Est. Cioè si passa dall'India o l'Australia, che l'India o per esempio il Bangladesh, che hanno pochissimi attacchi per 1000 abitanti, a Timor Est, che ha quasi un attacco per 1000 abitanti. Quindi vedete dov'è veramente l'incidenza. Questa cosa in epidemiologia si fa quasi sempre. Quando voi contate una malattia nello spazio, non contate il numero dei casi, ma contate il numero dei casi rispetto alla popolazione. Cioè è ovvio che in Russia ci sono meno casi di coronavirus. Che ne so, rispetto che in India, cioè la Russia è uno stato enorme vuoto, l'India è uno stato grosso, però che trabocca di persone, cioè dovete relativizzare l'incidenza rispetto alla popolazione. Poi, la cosa ganza è che poi con ggplot voi ve le potete chiamare P1 e P2 e poi con il pacchetto grid extra potete metterli insieme, per cui voi vi create questo plot dove le due cose sono messe accanto e vedete a sinistra il numero totale d'attacchi e a destra invece l'incidenza e fate tutto in un secondo. Poi ggplot è customizzabile, per cui se vi garba la mappa fatta in bianco e nero con il titolo oppure con i confini un po' più spessi la fate, è molto carina e volendo poi potete anche qui combinarla con ggmap se volete averci l'oceano in sottofondo e tutto il resto. Allora, chiudo questa lezione, incredibilmente riesco a spiegare in meno di 30 minuti per una volta con le griglie vettoriali. Allora, le griglie vettoriali sono griglie quadrate dove in ogni quadratino c'è un colore che è associato a una variabile. Se qualcuno di voi fa botanica oppure biogeografia, sono molto utilizzate perché a volte rappresentano nello spazio la distribuzione di una specie e per comparare più specie sono utili. Io utilizzerò un dataset per uno studio che abbiamo archiviato di recente, vi faccio vedere anche quale. Che è uno studio di mappatura partecipativa delle specie invasive, abbiamo fatto con un collega. Ringrazio Ernesto Azzurro che ha raccolto i dati, anche Alessio Testagrossa. Avevano raccolto i dati e questo qui lo trovate su EcoEvorxiv. Sono dati su tre specie invasive nella laguna di Lesina, in Puglia. E praticamente sono uno è il Callinectes sapidus, che è il granchio quello blu atlantico che sta invadendo il Mediterraneo. Uno è l'Oreochromis nilotibus, che è la tilapia del Nilo, un pesce, e l'altro è il Procambarus clarki, che è il nostro gambero della Louisiana, che è riuscito ad arrivare anche lì. Vi faccio vedere il posto di cui si sta parlando, così capite un pochino meglio, poi dopo vi farò vedere anche dov'è, anzi ve lo faccio vedere subito. È la laguna di Lesina, vicino al Gargano, quindi vedete, è questa laguna che si trova proprio a nord della Puglia, è questa qui, quindi una laguna costiera, dove queste tre specie ci sono arrivate oppure sono state introdotte
Insomma, noi siamo interessati, il lavoro praticamente si basava su delle interviste a una ventina di pescatori, 20-30 pescatori, avevamo decomposto la laguna in griglie discrete e per ogni rettangolo della griglia inizialmente li facevamo disegnare a loro le linee di demarcazione, poi l'abbiamo discretizzato in una griglia vettoriale, poi ogni valore della griglia c'erano valori. Allora, nel nostro caso, per semplicità, si fa la media, cioè nel senso ognuno di questi quadratini vi viene dato un valore medio dell'abbondanza delle tre specie. Se vi leggete lo studio, l'analisi è più complessa, però per far capire. Intanto vedete che io ho caricato SPDF, che è questo file, e vedete com'è fatto, cioè è una griglia. Le maglie non mi ricordo quante erano, credo fossero 200 metri, ora non me lo ricordo. No, sì, 500 metri credo, una cosa del genere. E noi vogliamo sostanzialmente assegnare un valore a queste quadratine con la media delle tre specie. Anche qui va fatta tutta la trafila Fortify, eccetera, eccetera. Sistemarsi un po' i dati. Voi dovete unire la griglia, che praticamente l'abbiamo trasformata con Fortify, con SPDF chiocciola data, quindi con il file tabulare dello shapefile. Gli riassegno l'informazione che c'era all'inizio. E poi una bischierata, nel senso c'è una funzione che è geometile, che è proprio la griglia quadratini, dove voi le date la longitudine e la latitudine, gli dite qual è il gruppo, cioè lui deve ritrovare praticamente questo anche con i poligoni, dovete dare la variabile group, quindi l'identificativo di ogni poligono. Nel caso del dataset dei coccodrilli, se ci fate caso, era group e group che era praticamente il paese. In questo caso group è l'ID, quindi è l'identificativo di ogni maglia della griglia. E alla fine potete giocare con tutti i colori. In questo caso creo tre plot che sono il primo che è l'abbondanza media del granchio blu atlantico, il secondo è l'abbondanza media della tilapia, che è questo pesce, e il terzo è l'abbondanza media del Procambarus clarki. E potete per esempio rappresentare l'evoluzione delle tre specie così, sempre con grid arrange. Potete rappresentarle così nello spazio, quindi vedete, noi avevamo usato una scala che andava da 0 a 5, credo, quindi c'era 0 se la specie era assente, 5 se la specie era dominante, quindi quando i pescatori andavano a pescare tutte le volte ne pescavano una fracca. E vedete, sostanzialmente, intanto dovete guardare tre cose, cioè io l'ho colorata con la solita paletta per evidenziare meglio il gradiente spaziale di ogni specie, però vedete intanto che l'abbondanza media delle tre specie è diversa, cioè anche nei punti in cui si ha meno granchio blu atlantico ce n'è comunque tanto, cioè 3 significava che era comune, mentre per esempio nella maggior parte della laguna c'è poca tilapia del Nilo e poi vedete che le densità del gambero della Louisiana erano estremamente basse. Però vedete che i gradienti qua delle tre specie sono evidenziati piuttosto bene. Si potrebbe integrare la mappa con ggmapp, io vi consiglio di lasciarla così in bianco e nero in modo che i gradienti si vedano per benino. E sono interessanti perché si vede poi in realtà che i gradienti di queste specie sono quasi speculari. E questo è interessante perché, per esempio, questa laguna era una laguna costiera, come vi avevo fatto vedere prima. Quindi da questo lato che è il nord c'è il mare, Callinectes sapidus è una specie che predilige condizioni salmastre, quindi si trova nella parte più salmastra della laguna, mentre per esempio la tilapia del Nilo e il gambero della Louisiana, che sono fondamentalmente specie d'acqua dolci, riescono a colonizzare quei settori della laguna che sono questi qui più meridionali dove c'è più afflusso di acqua dolce, quindi dove la salinità è ridotta. E quindi voi potete avere con le griglie vettoriali, potete apprezzare da subito un gradiente spaziale di più specie. Niente, questa era l'introduzione alle mappe. Io vi ringrazio per aver seguito. Incredibilmente ho fatto lezione in meno di mezz'ora, di solito sforo che neanche mentana. E niente, alla prossima. E se avete dubbi potete insultarmi a questa mail. E così, nella prossima farò l'ultima lezione che è dedicata all'analisi di serie storica. Buona giornata.